scusi consigliere, perché c'è un po' di... No, la discussione... No, abbiamo lasciato la facoltà ai consiglieri di fare un unico intervento per le tre deliberazioni nel momento state distratte, ma questo non vieta che i consiglieri possano intervenire per ogni singola deliberazione. Le discussioni sono tre discussioni. Prego, consigliere Betti. Sì, va. Io non ho capito, c'è l'unica discussione. Scusate, mettiamola così, se un consigliere vuole fare un unico intervento è liberissimo di farlo, se invece vuole intervenire per ogni singola deliberazione lo può fare, adesso autoregoliamoci. Prego, consigliere Betti. Stiamo discutendo la proposta di deliberazione numero 27, stiamo discutendo quella. Consigliere Del Mas, la proposta c'era stata, non è passata in commissione capigruppo, pertanto questo è il risultato. Guardi che c'è stata la proposta, ma non è stata accolta. Prego, consigliere. Propongo quindi che la discussione sia unica per tutte e tre le delibere, così da accogliere anche dall'opposizione questa richiesta. Grazie. Chiedo in consiglio comunale se c'è opposizione da parte di qualcuno. La discussione unica vuol dire un unico intervento di 15 minuti, eventuale secondo intervento di 5 e dichiarazioni di voto invece per ogni singola deliberazione e votazione per ogni singola deliberazione. Chiedo se c'è qualcuno che si oppone. Nessuno. Pertanto la discussione è unica per le tre deliberazioni. Gli interventi durano 15 minuti il primo intervento, 5 minuti il secondo. Dichiarazioni di... Intervento contrario, no? Scusi, consigliere.
dal nastro. Consiglio contrario, consiglio è un intervento a favore. A questo punto mettiamo in votazione questa mozione. Credo che non sia necessario rispiegarla perché mi sembra che ormai ci sia. Pertanto, passiamo alla votazione. Ma a chiarimenti o come? Prego. Scusate, possiamo un attimo bloccarla? Il nostro regolamento, mi corregga se sbaglio, dottor Gini, prevede che in conferenza capigruppo le decisioni sono prese a maggioranza qualificata, è giusto? Questo per fare in modo tale che la maggioranza non si possa fare le riunioni di capigruppi da soli, ma deve dare una certa, quanto mai, consenso alle decisioni che prende. Se non dà questo consenso le decisioni non possono essere prese. L'abbiamo già detto più volte, se no la prego di riunire la commissione statuto regolamento per redigere l'avvertenza. Il problema è che quando prendete una decisione in conferenza capigruppo, che è una decisione a maggioranza qualificata, non potete venire qui in consiglio e cambiare quella decisione con un voto solo di maggioranza. Allora mi fate finire. Se c'è unanimità, la mozione che ha presentato l'esimio presidente del gruppo del Fiume è accettabile, se no lei presidente la deve, se non c'è unanimità, la deve respingere e deve tornare alla decisione della commissione capigruppo, perché sennò viene meno il principio della maggioranza qualificata con la quale si prendono le decisioni in conferenza capigruppo. Questo è, allora, se siamo tutti d'accordo va benissimo, ma se c'è qualcuno che non è d'accordo non è possibile applicarlo. Questo per correttezza dei rapporti che abbiamo per l'interno, perché sennò qualunque, è inutile che le fate le conferenze capigruppo, prendete qualunque decisione. Io è possibile cambiare dal momento che la proposta è venuta dal capogruppo di un lasciamolo dire. Allora io proporrei al consigliere Bianchini di ritirare la soluzione d'ordine e di andare avanti con i lavori come deliberati in commissione capigruppo, anche se in commissione capigruppo effettivamente la proposta di operare in questo modo è venuta dall'opposizione e la maggioranza si è poi adeguata. Mi sembra ricordare il gruppo della Lega non voleva un'unica discussione, pertanto io le chiedo di ritirare la mozione così da non creare un precedente. Mi dispiace presidente, ma farei un conto al consigliere Dalmas, quindi mi spiace, ma il consigliere Dalmas forse non è più del consiglio. Va bene, allora il consiglio mi mettiamo, vabbè, risolveremo questo. Allora mettiamo in votazione la mozione d'ordine presentata dal consigliere Bianchini. Chi vota a favore vuole la modifica della discussione come richiesto dal consigliere Bianchini, chi vota a sfavore ritorneremo nella deliberazione.
Sì. No, questo è proprio il commissione capire. No, ma scusi, no, allora può intervenire, ma in 15 minuti. Scusi, consigliere Tosè. Sì, il consigliere può intervenire un'unica volta su tutte e tre deliberazioni? Sì, ma quella è una sua facoltà, non posso mica impedirglielo. Bene, iniziamo. Consigliere Zanoni, prego.